Sono tanti temi emersi all'interno di questa prestigiosa conferenza a cui abbiamo partecipato oggi e dal mio punto di vista vanno tutti in una direzione univoca, che è quella di continuare a far crescere la professione del consulente finanziario, che in questo momento ha degli enormi spazi all'interno della nostra nazione per continuare a crescere e continuare a guadagnare delle ulteriori fette di mercato. Il tema vero è come si può fare in un momento in cui MiFID 2 sta arrivando, in un momento nel quale la volatilità dei mercati che stiamo vedendo e che vedremo certamente continuerà ad essere presente in questo mercato, in una fase nella quale gli ultimi report dicono che le competenze finanziarie degli investitori italiani sono ancora su un livello abbastanza basso. Quindi la domanda è come si può fare a percorrere questa strada. Quello che noi stiamo facendo, e quindi per definizione questo è il mio punto di vista, è puntare molto su un'apertura della piattaforma, dei prodotti, dei servizi e della consulenza, che storicamente è stata, tra virgolette, ad appannaggio del mondo bancario. Quindi allargare le competenze del consulente, mettergli a disposizione tutti i prodotti che un mondo bancario può dare a disposizione, può mettere a disposizione, con un fortissimo focus sul concetto del cliente imprenditore. Dal mio punto di vista questo è un tema veramente molto forte, in quanto se pensiamo un po' al DNA dell'economia italiana, in Italia ci sono oltre 4 milioni di aziende, l'80% sono a conduzione familiare, dove la possibilità di poter gestire le ricchezze dell'imprenditore come privato insieme alla strategia dell'azienda è un qualcosa per il quale il futuro è roseo, soprattutto per chi ha la possibilità di poterlo fare. Noi da questo punto di vista diamo ad oggi la possibilità al consulente di andare in visita dall'imprenditore insieme al collega che ha l'expertise, una specializzazione nella gestione dell'azienda, possono fare business insieme. Questo rappresenta per il consulente un grandissimo punto di forza, in quanto ha la possibilità di allargare il proprio portafoglio e avere dei ricavi maggiori e più stabili del tempo, visto che questo è un altro dei punti caldi che nella giornata di oggi è stato sottolineato. Noi stiamo lavorando sul modello di business e sulla professione che sempre più vediamo e sarà il pivot tra la mandante e le relazioni che si gestiscono con il privato, con la famiglia e con l'azienda. Oltre ai temi legati alla gestione, diciamo, corporate del mondo azienda, abbiamo messo a disposizione dei consulenti una piattaforma che si chiama Private Club, con la quale poter utilizzare i servizi, per esempio, di consulenza fiscale, consulenza legale, tematiche legate all'arte, alla protezione dei patrimoni e soprattutto le tematiche molto importanti che sono quelle legate alla trasmissione del patrimonio nel tempo, quindi il tema della successione sia a livello familiare e soprattutto a livello di continuità aziendale. Ci troviamo in una fase di mercato nella quale l'imprenditore, inteso in maniera olistica, quindi come privato e come titolare d'azienda, ha bisogno di consulenti preparati, specializzati, che siano in grado di accompagnarlo verso un percorso di crescita e verso un percorso nel quale il mantenimento lato imprenditore dei margini di profitto che oggi porta a casa su questa attività rappresenta un po' la strategia per il prossimo futuro. È ovvio che per far questo ci vogliono competenze, ci vuole la piattaforma, ci vuole dal mio punto di vista una presenza globale e una fortissima attività di formazione che, a partire dai manager ai consulenti, li possa accompagnare, ci possa accompagnare tutti insieme verso un percorso di crescita e di grandi opportunità che questo mercato, dal mio punto di vista, presenta in maniera importante.